Quali sono i punti strategici di questo bilancio? Ma innanzitutto il primo obiettivo che io ho detto, io l'ho definito un bilancio a progetti, perché il primo obiettivo, il primo progetto era quello di stare in linea con il piano di riequilibrio. Noi abbiamo presentato il piano di riequilibrio che partiva dal 2013 e questo bilancio ha un significato particolare proprio perché è il primo anno di partenza per l'attuazione del risanamento dell'ente. Questione tasse, come andranno ad incidere anche sulle tasche dei napoletani? Anche qui abbiamo fatto un ottimo lavoro, ritengo, perché la rigidità del piano di riequilibrio e della norma ci impone ovviamente la leva fiscale al massimo. Noi sulle singole leve abbiamo trovato le occasioni per fare che cosa? Mettere in protezione le fasce più deboli. Ad esempio, addizionale comunale avevamo l'obbligo di portarlo allo 0,8%, però abbiamo nello stesso tempo aumentato, innalzato la fascia di esenzione da 10.000 euro di reddito a 18.000 euro di reddito. E questo l'abbiamo fatto per l'addizionale, lo abbiamo fatto per l'IMU. Immaginate che per l'IMU abbiamo previsto un'aliquota agevolata per i contratti concordati, quindi quelli in forma agevolativa. Abbiamo previsto un'agevolazione di aliquota che passa dal 10,6 all'8 per mille, addirittura scende questa aliquota al 6,6 per mille quando questo contratto agevolato è rivolto a giovani coppie. Diamo la possibilità ai giovani di farsi la famiglia, di prospettarsi un futuro migliore. Anche sulla TARES. Sappiamo benissimo che la TARES ci ha vincolati perché è una legge nazionale ad adottare determinate misure e ad applicare determinati parametri. Qui noi siamo riusciti ad intervenire mettendo tutti i parametri al limite. E poi abbiamo previsto una serie di riduzioni per le fasce più disagiate. Immagino chi ha in famiglia un portatore di handicap, una famiglia dove c'è un solo pensionato, famiglie con più di 4 figli. In quel caso lì siamo intervenuti con una riduzione addirittura fino al 30%. Poi abbiamo previsto riduzioni per coloro i quali faranno il compostaggio domestico o compostaggio anche non domestico, per esempio per le attività. Diamo lì la possibilità di avere un'ulteriore riduzione del 30%. Lei lo ha definito uno strumento che consentirà di mettere in moto un circuito virtuoso, in che senso? Ma devo dire, è stato un bel lavoro, è stata una bella pagina di politica, di programmazione di questa attività, responsabile anche da parte dell'opposizione, e credo che tutto il Consiglio e la Giunta sia uscita molto rafforzata da questa operazione, che non è solo, diciamo, di programmazione ma era anche politica, quindi si è fatto un lavoro proficuo anche nell'ottica del miglioramento del bilancio.